Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Giacomo capitolo 4, leggeremo dal verso 3 fino al verso 10. Giacomo 3, capitolo 4, dal verso 3 fino al verso 10. Gloria al nome del Signore, alleluia. Domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Oppure pensate che la Scrittura dichiari invano che lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Anzi, Egli ci accorda una grazia maggiore, perciò la Scrittura dice: Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete, sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore, una lettura che facciamo nella lettera di Giacomo, molto forte ma anche molto chiara. La parola di questa mattina e l'oggetto della meditazione di questa mattina è, la traduciamo con questa domanda: da che parte stiamo? O anche da che parte vogliamo stare? E io credo di sapere già la risposta mia, ovviamente, ma anche di tutti voi. Amen. Noi vogliamo stare con Dio, col Signore. Vogliamo avvicinarci a Lui. E abbiamo notato che il Signore ci ha dato il suo Spirito che ci brama fino alla gelosia. Che bello sapere questo. Avere questa rivelazione e avere questa consapevolezza che Dio ci ama, che Dio desidera avere comunione con noi. Io temo di forse creare in qualcuno un senso molto forte dal punto di vista emotivo nell'affermare questo. Forse qualcuno
che non ha fatto un'esperienza forte col Signore, o magari sta ascoltando per la prima volta o per le prime volte il messaggio dell'Evangelo, potrà avere qualche dubbio nell'affermazione che sto per fare. Dio ci ama molto, molto, molto di più di quanto lo amiamo noi. Dico questo perché qualcuno potrebbe obiettare: ma Dio non l'ho mai visto, non c'è stato mai nella mia vita, nei momenti più duri, più difficili, anzi quante volte io l'ho cercato e ho chiesto a Lui: dove sei, perché ti nascondi, perché non intervieni. E forse in qualche momento di gravosa difficoltà, forse anche noi credenti ci siamo rivolti al Signore con un tono davvero poco appropriato. Ma la parola di Dio ci conferma e ci dice che lo Spirito di Dio ci brama fino alla gelosia. Dio è geloso di noi perché ci ama, perché siamo Suoi, gli apparteniamo. Desidera, dicevamo prima, avere comunione, una vera relazione con noi, personale, individuale. Ed è meravigliosa questa rivelazione che riceviamo da parte delle Sacre Scritture. Dio creerà l'uomo a sua immagine e somiglianza, non lo creerà come una sorta di soprammobile. Dio creerà l'uomo per avere un contatto, una relazione con Lui. E tutto andrà in una maniera meravigliosa fino a quando non ci sarà la caduta dell'uomo. E allora inizieranno i problemi per l'uomo. Perché l'uomo assumerà da quel momento in poi un atteggiamento ostile, ribelle nei confronti di Dio. L'uomo, cedendo alle lusinghe, alla tentazione di Satana, procurerà per se stesso delle lacerazioni che lo condurranno, l'hanno condotto alla morte spirituale, all'allontanamento dal Signore. Ma poi Dio ha provveduto un rimedio divino, sappiamo molto bene questo, attraverso il suo figliolo Cristo Gesù. Però da quel momento in poi nell'uomo si è insidiato un pensiero, un atteggiamento, diciamo un modo di pensare, una filosofia di vita che non sono quelle che Dio aveva stabilito durante la creazione per l'uomo. Perché l'uomo ha dimostrato di essere ribelle, orgoglioso, di disubbidire a Dio, e questa natura corrotta è entrata nel mondo attraverso il primo uomo, Adamo, e l'abbiamo tutti quanti ereditata. La parola di Dio afferma, ripeto, la parola di Dio afferma con chiarezza e con certezza che tutti gli uomini hanno peccato, che tutte le creature sono dei peccatori e sono per questo privi della gloria di Dio. Quindi, quando parliamo di mondo, Giacomo scriveva e puntualizzava proprio questo: se uno è amico del mondo, inevitabilmente si fa nemico di Dio. Se è amico di Dio, inevitabilmente è nemico del mondo. Amen. Questa relazione è imprescindibile, non si può cambiare. Ed è molto chiara la parola di Dio. Ora, quando noi pensiamo al mondo, qualche tempo fa ho avuto, diciamo, un piccolo studio biblico con i giovani, pensiamo un po' al globo, pensiamo al pianeta Terra, pensiamo alle moltitudini di persone, pensiamo al grande peccato che regna in tutto il mondo, pensiamo alla distanza
dei popoli, dei governi, degli stati, delle nazioni nei confronti di Dio perché hanno abbandonato il Signore, i suoi precetti, e si sono dati ai pensieri vani della loro mente, ai loro propositi. Ma voglio soffermarmi sull'aspetto individuale, personale, quando noi parliamo di mondo. Il mondo non è ciò che è solo esterno a noi. Il mondo non è quello che è al di fuori di queste mura. L'insidia del mondo parte dalla nostra carne. Il nostro vecchio uomo rappresenta proprio il pensiero del mondo. La parola di Dio ci dice che un tempo voi correvate agli stessi eccessi. E quindi sappiamo molto bene che combattimento spirituale noi dobbiamo sostenere ognuno individualmente nella nostra vita. Quello che sto dicendo per tanti credenti è cosa ben conosciuta. Però vi assicuro, fratelli e sorelle, che è molto buono che ce le ridiciamo certe cose. Non solo a voi, ma anche a me stesso. Non dobbiamo smettere di combattere contro la nostra vecchia natura, contro il nostro vecchio uomo, contro sentimenti di orgoglio, di egoismo, di ribellione verso il Signore. Questo manifesterà l'uomo che non si sottometterà a Dio, ma si sottometterà alla propria carne, ai propri desideri. E per questo notiamo l'atteggiamento mondano, un atteggiamento che cerca di soddisfare la propria carne a tutti i costi, raggiungere certi obiettivi, anche se palesemente fare certe cose sappiamo che sono sbagliate, lo sentiamo nella coscienza o comunque sappiamo dalle Sacre Scritture che certe cose, fare certe cose, perseguire certi progetti è sbagliato, sono sbagliate. Eppure l'uomo, per soddisfare i propri desideri, l'avidità del proprio cuore, non tiene conto di nulla e di nessuno. La parola di Dio ci incoraggia a chiedere a Dio. In Proverbi, capitolo 4, leggiamo: Signore, preserva il mio cuore più di ogni altra cosa, perché da esse dipendono le sorgenti della vita. Signore, preserva il mio cuore. L'amicizia col mondo, quando anche nella nostra vita cristiana abbiamo dei desideri che sono sì leciti, che sono sì normali, ma l'apostolo Giacomo scriveva: voi domandate, non ricevete, perché domandate male. Perché domandate per soddisfare i vostri desideri, la vostra carne. A chi si sta riferendo? A quelli del mondo o ai credenti? Chi è che pregava il Signore? Signore, aiutaci davvero a pregarti, ma a non essere amico col mondo, a non avere gli stessi intenti, gli stessi desideri e soprattutto ad umiliarci alla tua presenza. La parola di Dio ci parla che noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio che ci brama fino alla gelosia. Però la parola di Dio ci dice anche che prima partevamo o comunque c'era un altro spirito che ci conduceva. Ed è lo spirito di questo mondo. Efesini 2, dal verso 1. Dio ha vivificato anche voi che eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli.
se c'è uno spirito che ci brama alla gelosia dello Spirito di Dio in questo mondo, nel cuore di coloro che non hanno Cristo, che non hanno ricevuto la grazia di Dio, la salvezza, c'è lo spirito di questo mondo che li conduce, li sta conducendo alla perdizione. Ed è uno spirito d'inganno, ed è uno spirito che influenza la vita degli uomini. E noi eravamo parte, facevamo parte di questo mondo, e lo spirito che è nel mondo turbava il nostro cuore, ci allontanava dal Signore e stava producendo desideri contrari a quelli che un credente dovrebbe avere. Ma ringraziato sia il Signore per l'opera che Cristo ha compiuto nella nostra vita. La parola di Dio ci incoraggia a non essere amico con il mondo. Anche qui mi soffermo un attimo. A volte con semplicità traduciamo: beh, allora io non devo avere nessuna relazione con quelli che non hanno accettato Gesù, quasi che non posso entrare in casa loro, quasi che non posso fare un pranzo insieme, quasi che, insomma, devo, un po' come facevano i giudei, avere a che fare solo con i credenti, con i cristiani. Non è esattamente questo quello che la Bibbia ci insegna. La Bibbia ci insegna sì di avere delle relazioni, ma dobbiamo essere noi a portare quelle anime a Cristo e non quelle anime a sviarci da Cristo. L'intento, credo, di ogni credente è questo. Ma vi assicuro che se non ci lasciamo dominare dallo Spirito di Dio, è molto più facile che noi siamo trascinati da loro piuttosto che noi trasciniamo loro. Un grande predicatore faceva questo esempio in riferimento a qualcuno che diceva di volersi fidanzare con un non credente, però diceva: io sono convinto che Dio salverà il mio futuro marito, la mia futura moglie. E lui gli portò questo esempio, vedi, disse: fai così, sali sopra un tavolo, tu sei il credente, e lascia sul pavimento, in piedi, la tua ragazza. Bene, poi prova a tirarla su, e lei proverà a tirarti giù. E vedete, chi avrà la meglio tra voi due? Ed è proprio così, fratelli e sorelle. Noi abbiamo bisogno, abbiamo necessità di custodire il nostro cuore più di ogni altra cosa e di renderci conto che il mondo che ci circonda può davvero tanto influenzare l'anima nostra. Ma il punto che dicevo prima è che questo mondo non solo ci circonda, ma a volte ha radici interne al nostro cuore, che hanno necessità di essere sradicate dalla parola di Dio. Tutti quanti noi sentiamo il bisogno di frequentare la comunità, di andare ai culti, di pregare il Signore. E lo facciamo. E lo facciamo per poche ore la settimana, a volte pochissime ore. Poi abbiamo del tempo a casa che dovremmo gestire. Sappiamo che dobbiamo leggere la parola di Dio e pregare. E lo facciamo. Ma con sincerità, nel rapporto con tutte le altre ore spese per altre cose, che considerazioni ne possiamo trarre? Che a volte le cose di questo mondo ci assorbono tante forze, tante energie, tanto tempo. Però
Comunque, noi diciamo che non siamo amici del mondo, non ne facciamo parte. Spero che questo breve e veloce calcolo ci possa far riflettere di quanto sia importante la parola che stiamo ascoltando questa mattina e quanto bisogno abbiamo oggi più che mai di avvicinarci a Dio. Perché le passioni che provengono dalla nostra concupiscenza possono tirarci così tanto. Vedete, fratelli e sorelle, uomini di Dio, Davide, Sansone, tantissimi uomini di Dio, non è che hanno voluto loro così dall'oggi a domani peccare contro il Signore, ma hanno indugiato, si sono soffermati, hanno pensato di sistemare loro qualcosa, hanno pensato che potevano gestire la situazione, ma si sono ritrovati travolti dal peccato. Satana è un ingannatore. Satana inganna. Satana viene e vuole rubarci quanto di prezioso ci ha dato il Signore. Perciò la parola di Dio ci dice: fate attenzione all'amicizia di questo mondo. La parola di Dio ci dice in Efesini capitolo 5 verso 11: non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Quando un certo modo di fare, di pensare, di agire diventa cosa comune, anche ciò che un tempo era immaginare quelle cose intollerabili, ecco che perpetuate nel tempo, rientrando nella normalità delle cose, diventa tutta cosa quasi normale e lecita, cosa comune. Ma per noi credenti non deve essere così. Non facciamo, fratelli e sorelle, che ci sia una tale distanza tra il modo in cui ci conduciamo e gli insegnamenti delle Sacre Scritture, da rimanere confusi, da addirittura pregare in un modo sbagliato, da accostarci al Signore e chiedere invece cose necessarie, indispensabili, chiedere cose futili, cose che sono mirate solo a soddisfare la nostra carne. Signore, voglio stare bene. Signore, non voglio avere nessun problema. Signore, liberami da questo, da quello. È una preghiera e diventa sempre di più una preghiera egocentrica, egoistica. Quando invece c'è moltissima gente, moltissime persone che stanno soffrendo molto più di noi e loro neanche sanno quale terribile condizione eterna li riserva, gli è riservata. E allora la preghiera dovrebbe essere corretta davanti al Signore. E forse dovremmo dire: Signore, usati di me. Signore, riempimi del tuo Santo Spirito. È vero, forse mi manca l'auto nuova, mi manca una bella casa. Forse sto perdendo tanto tempo a raggiungere questi obiettivi che sono momentanei ed effimeri. Quanto io dovrei prefissarmi un obiettivo centrale, importante nella mia vita, che è quello, Signore, innanzitutto di amarti e poi di servirti con tutto il mio cuore. E il Signore vuole usarsi di noi. Il Signore vuole benedire le nostre vite. Il Signore ha affidato a noi il mandato di andare a predicare l'Evangelo di Cristo Gesù e non lo farà nessun altro se non lo facciamo noi. Non ha riservato questo alle creature angeliche. Dovremmo noi prenderci questo impegno. È un argomento davvero molto attuale. E la parola di Dio ci incoraggia davvero a non amare il mondo. In Prima Giovanni capitolo 2, dal verso 15 al verso 17, leggiamo:
Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. C'è uno spirito che si sta rivelando sempre di più e la Chiesa avverte che questo spirito si sta diffondendo sempre di più, ed è lo spirito dell'Anticristo, il rigetto della persona di Cristo Gesù, dell'opera di Cristo Gesù per la salvezza delle anime. L'umanità è sempre di più soggiogata dal principe di questo mondo, il diavolo. E tutto questo non deve rientrare nella normalità del credente. Dovremmo ancora di più essere consapevoli che abbiamo bisogno di pregare il Signore affinché questo spirito non accechi le menti e le trascini in una perdizione eterna. Ma vogliamo dire, finché ne abbiamo l'opportunità, Signore, usati di me, usati di noi. Forse perderò qualche moneta, forse perderò qualche opportunità, forse perderò qualche piacere della mia carne, forse farò le cose, non potrò fare le cose che ho sempre sognato o desiderato di fare. I desideri della carne, la concupiscenza della carne, non importa tutto questo, ma se io faccio sì che lo Spirito dell'Eterno, lo Spirito di Dio, sia Lui a condurre la mia vita, rivolgerò non più i desideri, la mia attenzione ai desideri della carne, ma rivolgerò la mia attenzione ai desideri dello Spirito. Allora lo Spirito di Dio mi guiderà e sarò nella sua volontà e sarò benedetto, sarò riempito. Sentirò quella pace, quella gioia che non si può ottenere con una bellissima casa, non si può ottenere con una casa piena di comfort, con una auto di lusso, non si può ottenere con una bellissima ragazza, un bel ragazzo. Niente di questo mondo potrà mai soddisfare l'anima nostra e il nostro cuore, ma solo la presenza dello Spirito di Dio nella nostra vita, che ci ama, che ci brama alla gelosia e che ci parla, parla direttamente al nostro cuore e ci ricorda che Dio davvero ci ha tanto amato e continua ad amarci davvero tanto. Lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia. E un'altra domanda che mi pongo. In tutto questo, Dio ha voluto che il suo spirito dimorasse nella mia vita. Che meriti abbiamo, fratelli e sorelle? Perché Dio ha voluto redimerci dai peccati? Perché lo ha desiderato così tanto da mandare il suo unigenito figlio a morire sulla croce per noi? E ancora di più, perché Gesù l'ha fatto? Perché ha lasciato la sua gloria? Dice la parola di Dio, ha lasciato le sue ricchezze, l'adorazione che gli era riservata del continuo, per prendere un corpo e farsi povero e morire sulla croce per i nostri peccati. Che bella risposta otteniamo in Ebrei capitolo 12 verso 2. Quando la parola di Dio ci incoraggia a fissare il nostro sguardo su Cristo Gesù e ci dice come Cristo, per la gioia che gli era posta dinanzi, sopportò il vituperio, l'infamia della croce, sopportò i maltrattamenti. C'è gioia nel servire il Signore. C'è una gioia che non può essere descritta con parole umane. C'è gioia nel poter dire no al peccato,
nel poter dire no alla tentazione, nel poter dire no alle lusinghe del diavolo, nel poter dire no ai desideri della carne, anche a quelli che sono leciti, ma ci rendiamo conto che nelle cose lecite si nasconde l'opera ingannatore del diavolo. E allora voglio insieme a voi dire: Signore, aiutami a cercarti con tutto il cuore, aiutami ad avvicinarmi a te. E sono convinto, sono sicuro, perché lo dice la tua parola, che tu ti avvicinerai a me. Vogliamo alzarci in piedi? Gloria al tuo nome, Signore. Gloria a te, Signore, alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Quanti uomini hanno perso la benedizione di Dio, hanno perso la sua grazia, la sua approvazione, il suo gradimento. Esaù, per un piatto di lenticchie, svendette la sua primogenitura. Saul, per l'orgoglio del suo cuore, per la sua presunzione, si ribellò al Signore. Quanti uomini sono stati trascinati dallo spirito di questo mondo. Dema, avendo amato il presente secolo, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato. Ma noi non vogliamo essere di quelli che amano il presente secolo, questo mondo. Vogliamo continuare ad amare Cristo con tutto il nostro cuore. Vogliamo continuare a servirlo con tutte le nostre forze. Vogliamo fare nostro queste parole e anche vogliamo confessarlo davanti al Signore. Signore, se sono oggetto di qualche inganno del diavolo, se forse sto perdendo troppo tempo inutilmente, se forse sto sprecando dei momenti preziosi, aiutami ad avvicinarmi a te. Sono convinto, fratelli e sorelle, che troveremo un Padre amorevole che è pronto ad abbracciarci, ad accoglierci così come siamo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore. Gloria.